presentiamo un bel progetto oggi a Roma. Assolutamente sì, un progetto che vive ormai da 4 anni, l'idea di portare il volontariato sportivo internazionale, l'idea di portare giovani delle società sportive di tutta Italia nelle periferie del mondo. Per fare che cosa? Per far esplodere le potenzialità educative dello sport, giovani che partono con zaino e pallone, si pagano il biglietto aereo, raggiungono le periferie per esempio del Camerun, del Congo, della Repubblica Centrafricana, di Haiti, dell'Albania, del Nepal, insomma di tanti paesi sparsi nei vari continenti per far giocare i ragazzi di quei paesi e per fare in modo che lo sport possa vincere davvero. Volontariato chiama, CSI risponde, sempre. È sempre stato così, penso al volontariato meraviglioso che abita nelle società sportive, in modo particolare nelle parrocchie di tutta Italia, però certo da qualche anno, come dire, il volontariato prende l'aereo, mettiamola così, e raggiunge appunto vari paesi cosiddetti del terzo mondo, insomma delle periferie del mondo. Devo dire che la colpa simpaticamente è di Papa Francesco, che il 7 giugno 2014, in occasione dei 70 anni del Centro Sportivo Italiano, ci ha invitato proprio a giocare in attacco nello sport e nella vita, in modo particolare ci ha detto proprio di portare un pallone anche nelle periferie del mondo. Abbiamo preso sul serio questo impegno e questa responsabilità. Devo dire che siamo veramente sorpresi dai tantissimi giovani che chiedono di partire, sono più di 300 quest'anno, dai tantissimi paesi che ci chiedono con grande entusiasmo di andare a trovarli e anche dalla grande alleanza, dalla grande rete educativa che si sta costruendo. Penso in modo particolare alla Lega Calcio di Serie A, che da subito è scesa in campo a sostegno di questo progetto, e agli amici di Save the Dream del Qatar, che l'anno scorso ci hanno raggiunto ad Haiti, sono stati con noi una settimana e che stanno sostenendo varie missioni in giro per il mondo. L'iniziativa nel fine settimana lambisce la Serie A, questo è un bel gol. Questo è bellissimo perché da sempre noi siamo grandissimi sostenitori di una grande alleanza, di un abbraccio tra mondo dello sport professionistico e mondo dello sport di base, in particolare mondo dello sport in oratorio. In questi anni sono state davvero tante le iniziative che hanno permesso questa stretta di mano, questo grande abbraccio. Penso per esempio alla Junior Team Cup, che fa giocare più di 1000 oratori in tutta Italia e porta gli oratori a giocare nei grandi stadi di Serie A e incontrare i campioni, e ancora una volta appunto in questa occasione invece tutta la Serie A abbraccia i giovani, i ragazzi delle società sportive di base, questa volta appunto dentro questo grande, meraviglioso contesto del volontariato sportivo internazionale.